Ho comprato al mercato nero cinese un cameraman che ora mi sta seguendo. Volevo comprare degli organi, così a cavolo, però poi ho trovato un cameraman e gli ho detto: "Perfetto, proprio quello che mi serve", mentre sclero. Segue scena di io che sclero. Kalinka, 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 maya, satuya della malinka, malinka, maya. Si vede che sto sclerando. Io ho sperimentato nel 2018 il burnout. Chi mi conosce lo sa, sono una persona estremamente tranquilla, estremamente, cioè è difficile farmi innervosire, è difficile mettermi in una situazione di disagio, no, disagio sì, sempre disagio. Però è difficile portarmi in una situazione di dove proprio io sono stressato, eccetera. Invece mi ci sono messo io. Tu dici: "Ma Barbascura, ma chi è che ti ha stressato?" Io mi sono stressato, io sono un coglione, lo vedi? Guarda la faccia. Un gran sexy coglione. Allora, che è successo? È successo che io avevo sperimentato il burnout nel 2018, cioè completamente sclerato. Perché che è successo? Nel 2018 io per 4 mesi di fila ho viaggiato ininterrottamente, mentre stavo in dottorato. Tu dici: "Ma come facevi a lavorare?" Semplice, io praticamente avevo conferenze tutti i weekend, poi c'era un periodo in cui ho avuto conferenze per una settimana di fila, sclerando, capito? Là, poi una volta io non ho conferenza, no? Finalmente è finita la conferenza, stavo per tornare a casa ad Amsterdam. Mi chiamano e dicono: "Come mai non sei qui dall'altra parte?" Se non ero in Grecia, e dico: "Sono in Germania perché, ma domani hai una presentazione, un poster." Io vedevi, capito, mi svenavo, bevevo il mio stesso sangue così. E quindi niente, per 3 mesi, che se non ero, è stato il periodo tra praticamente settembre e dicembre, non ricordo il periodo esatto, però quello era. Io tutti i weekend ho viaggiato per interessi personali, tipo mi ricordo sono andato a Lisbona, ho avuto festival che organizziamo a Parigi, eccetera, eccetera. Bellissimo, però io non ce la facevo più, ero sclerato, però volevo fare tutto quanto. Allora ho detto: "No, mo non facciamo più cazzate." E quindi da gennaio ho iniziato a fare gli spettacoli. Tantissimi. Mentre ero in dottorato, mentre continuavo a gestire il canale YouTube, mentre scrivevo, mentre facevo tutte le cose mie, mentre suonavo e cazzate varie. E quindi adesso sono sclerato perché io effettivamente ho finito il dottorato a fine luglio. L'ho finito. È fatto, cioè, devo fare la presentazione finale di dottorato a dicembre, però a fine luglio io effettivamente ho finito sto cacchio di dottorato. E quindi mi ero messo tutti gli impegni ad agosto. È arrivato agosto e io mi sono ritrovato con così tanti impegni che io dicevo: "Vabbè, ad agosto sono libero, lo facevo ad agosto. Vabbè, ad agosto sono libero, lo facevo ad agosto." Sono arrivato ad agosto. Il cazzo. Sono stato una settimana in vacanza a Taranto e poi delirio. Il primo momento in cui, cioè la mia prima trasferta è stata a Edimburgo, dove ho partecipato a questa serata di stand-up comedy per la scienza con il Marie Curie Association. Tra l'altro, io avevo pubblicato su questo canale il primo video di tre. E il primo video si concludeva con: "Ci vediamo domani con la seconda parte." È passato un mese e qualche giorno, non so se avete notato. Faccio anche notare che ho tipo 25 diari di bordo da montare, 4 milioni di idee per il secondo canale. Vi avevo detto: "Ci vediamo fra poco per l'approfondimento sul koala." È uscito il video sul panda, sul bradipo. "Ci vediamo dopo per il approfondimento sul bradipo." Stavo preparando anche quello sul Bobbit. Nel frattempo sto preparando quello sul cimice. Ma sono usciti un sacco di altri approfondimenti che vorrei trattare, tra cui gli antidolorifici. Volevo fare i farmaci. Volevo trattare il tema delle droghe dal punto di vista chimico e biologico. Un sacco di... Ragazzi, io non ho il tempo manco di cagare. Non è uno scherzo. E capiamoci, non è colpa di qualcuno, è colpa mia, perché io cosa faccio? No? Il mio calendario è Tetris. Guarda, c'è un giorno libero, mettiamo 3 impegni, una mattina, un pomeriggio, in posti diversi. Che cosa può andare storto? E quindi adesso sto sclerando, capito? Non c'ho più tempo. Come devo fare? Boh, scherzi a parte. Gli spettacoli sono la cosa più bella perché mi vedo dal vivo, mi diverto e tutto quanto. Però nel frattempo dovevo preparare il video, eccetera, eccetera. Il video, come avete visto, il video l'ultimo che è uscito, quello sui cimici, è andato benissimo, però ci ho messo 2 mesi per prepararlo, 1 mese per scriverlo, un giorno intero per girarlo. Tra l'altro, come girarlo? Avevo preso una sorta di teatro a Monopoli per girarlo.
Il giorno delle riprese io avevo solo un giorno per girarlo, perché ritornavo da uno spettacolo in Sicilia, quindi avevo un giorno a Taranto, poi dovevo ripartire per andare, non mi ricordo manco io dove. Praticamente era vicino Roma, è vero, c'era lo spettacolo, vabbè, che cazzo le foto. Chiamo il locale e dico: oh, mi raccomando, non te ne dimenticare, perché se domani succede un casino, io non so come fare, perché è solo un giorno. Mi dice: ah già, abbiamo il locale allagato. Cosa? Come? Che cazzo dici? E io, disperazione eccetera, e quindi ho chiamato il perbacco di Taranto, che poi il video dove ho girato l'enoteca, in cui ho girato l'ultimo video sulle cimici, che in realtà è un locale in cui volevo girare più in là un video, perché dato che c'è lo spazio per l'orchestra, io volevo chiamare degli amici miei che suonano jazz per metterli là mentre io registravo il video, quindi ci sarebbe stato per tutto il tempo l'accompagnamento jazz con il mio amico contrabbassista che suona il contrabbasso eccetera eccetera. Nella disperazione sono andato lì e quindi già il locale l'ho usato in questo modo. Quindi vabbè, però è andata bene. Tra l'altro il video ci ho messo 2 mesi per montarlo, o meglio ci ho messo 6 giorni di tempo pieno per montarlo, 1 mese intero per scriverlo, studiare tutto quanto, poi per correggerlo eccetera eccetera. Bordello, bordello, bordello. Lo pubblico demonetizzato. A me non me ne frega niente, non è che guadagno da quello, cioè non è quello la mia principale fonte di reddito, ci mancherebbe. Però insomma, un briciolo di... anche perché facendo i video io ci investo un sacco di soldi. Il mio sogno è quello di investire soldi nei video, cioè io voglio spendere soldi nel pagare gente che collabori con me, che ne so, gente che mi aiuti a montare cose strane, non so, pagare locali fighi in cui farei la cosa, i teatri, droni, gente che si spara in testa, organi, cameraman dalla Cina, cose varie. E in sostanza, quindi io pure per questo video ci avevo investito tanto, quindi meno male che avevo uno sponsor, meno male. Tra l'altro non so come ringraziarvi, perché io quando ho accettato di avere uno sponsor ho detto: cacchio, mi vergognavo un poco perché gli sponsor non sono sempre ben visti. Io ho fatto il mio meglio per renderlo piacevole, comunque per renderlo sulle mie corde, fare uno sponsor che non fosse uno sponsor, fosse comunque una parte del video. Incredibilmente, a quanto pare, vi è piaciuto, quindi mi reputo soddisfattissimo e niente, quindi ringrazio ancora NordVPN e vi farò un'ultima parte dello sponsor qui in questo video più in là, da ringraziarli un'ultima volta, anche perché insomma in tutto ciò comunque tra le tante cose che stavo facendo, ecco, vi annuncio delle cose. Tra un po' uscirà una canzone, un singolo che in realtà è una cover di un pezzo, non vi posso spoilerare troppo, però la stiamo incidendo da un anno, o meglio l'abbiamo incisa da un anno, io non ho mai trovato il tempo di finirla, per stare tante cose. Sto scrivendo qualcosa, non posso dire manco questo in realtà, perché in realtà ho accettato già l'anticipo e non ho manco iniziato a scrivere. Vabbè, lasciamo stare anche questo. Avevo anche accettato di fare un gioco da tavolo, cioè così a cazzo di cane, che confusione, non so cosa sto dicendo più. Ho aperto, o meglio, George, vi ricordate George, pace all'anima sua, è rimasto ad Amsterdam, aveva perso il lavoro, successe un po' di casini, comunque abbiamo, io, insomma, per una serie di ragioni ho deciso di collaborare con lui e abbiamo fatto un investimento, abbiamo comprato una macchina per stampare magliette che lui stamperà. Quindi abbiamo intenzione di lanciare uno store online che uscirà a breve, dove tutte le maglie sono state stampate da George e in effetti è l'attività principale di George, lo stiamo facendo apposta per George, appena sarà disponibile, anche perché abbiamo delle grafiche incredibili curate da me e George, senza considerare che stiamo facendo le magliette con la nostra faccia così. Ovviamente non sono in vendita quelle sono per uso personale quando facciamo le cose. Però nel frattempo qualcuno, tipo allo spettacolo di Cagliari, Alex, Emanuele e Simone, 3 membri della ciurma, mi hanno regalato una maglia bellissima. Gli ho detto: minchia, figata. E insieme abbiamo deciso di fare quindi una maglia edizione limitata che non verrà stampata da George, questa è nel frattempo che prepariamo lo store. Se siete interessati a questa grafica, sono praticamente la casa evoluzione, potete prenderla, vi metto il link in descrizione, è soltanto per un periodo limitato e potete scegliere se far parte della casa Bradipo, della casa Panda, della casa Bobbit, ma soprattutto della casa Tardigrado, che è quella che regna. Tutte le altre fanno schifo, il Bobbit fa un po' paura, gli altri sono semplicemente delle capocche. Un'altra cosa che sto facendo è un fumetto. Allora, io ho sempre scritto dei racconti, e solo che questi racconti per la maggior parte non erano editi o erano editi male, rigorosamente, col mio nome di battesimo, cioè X Barba Scura, separato, che è il nome che mi ha dato mia madre all'anagrafe. E praticamente alla fine
sono, ho deciso di pubblicarli. E la cosa figa è che stanno venendo da paura. Ora io avevo questo, vi racconterò un po' meglio nel dettaglio come sono, è nata l'idea, però in pratica io scrivo dei racconti ispirati dai miei sogni e ho deciso di pubblicare una serie di fumetti, chiamiamoli così, su questi racconti che avevo già scritto. E tra l'altro uno di questi stava per essere utilizzato per una roba a teatro tantissimi anni fa, poi è fallito perché è stato visto come troppo pretenzioso. Chi è pretenzioso adesso? Chi è pretenzioso? Il disegnatore è Boban e adesso vi racconto un po' meglio. Ah, inizialmente poi c'è lo storyboard parte così. Non si capisce una mazza perché non si deve capire una mazza lo storyboard, no? Certo, certo. Perché sennò rischiamo di spoilerare la storia. Ovviamente, ovviamente. Questa è una delle prime bozze che successivamente lui ha scartato infame e poi è diventata una cosa un po' più così. Un tizio un po' con la faccia un po' più triste. Ma certo, perché deve essere smunto, deve essere smunto, non giovane, okay. E soprattutto decisamente non bello. Quella noi i personaggi belli, spigolosa. Esatto. No, a noi i belli hanno rotto il cazzo. E la tavola orgia. Sì, infatti, ad esempio, si questa vedere... cosa qua cambia sì, completamente. Però io mi sto veramente divertendo tantissimo perché mi ha lasciato carta libera per esprimermi e per fare finalmente un fumetto fatto a mano, cazzo, da una vita che voglio fare un fumetto con gli acquerelli. Sì, comunque io sono a Foligno qua. Tu dici perché stai a Foligno? Perché io sono uscito di casa definitivamente. Poi casa. Cazzo. Sono uscito di casa definitivamente il 12 agosto. Diciamo proprio definitivamente è il 27 agosto e non sono mai più tornato. Sto continuando a viaggiare ogni giorno, eccetera, eccetera. Alla domanda che vi starete sicuramente facendo, perché molti se la fanno, è normale. Ma Barba Scura, ma adesso non fai più il ricercatore? Ve lo devo spiegare un po' meglio. Sto continuando a fare ricerca, però in una forma diversa. Visto che collaboravo con un sacco di progetti europei, con un sacco di università, con un sacco di aziende su piani diversi, sia sulla biotecnologia che sulla ricerca industriale delle bioplastiche, sia su altro praticamente, tra l'altro sto collaborando anche con un progetto del FLAG per quanto riguarda la rimozione delle plastiche in mare e la produzione di nuovi materiali da fonti rinnovabili, ma ve le racconterò poi. In sostanza ho deciso di lavorare principalmente a tempo pieno come ricercatore consulente, cioè scrivo i progetti di ricerca per altri, correggo i dati, analizzo i dati, dico cosa sbagliano, dico dove devono andare con la ricerca, come devono impostare la ricerca, insomma sono quello che sovraintende i progetti, però non sono quello che mette le mani, e questa cosa è buonissima. L'ultimo scazzo che ho avuto, giusto per raccontarvi, tanto qua stiamo dicendo cazzate proprio come se fossimo davanti una birra, l'ultimo scazzo che ho avuto è stato quando una conferenza molto grossa mi ha chiamato per fare da keynote in questo evento incredibile a cui partecipavano 6 premi Nobel. Questi sarebbero stati praticamente lì presenti, io sarei stato il keynote è generalmente uno degli oratori principali della conferenza, quindi in sostanza sarei finito a fare una lezione a 6 premi Nobel con gli altri. Ecco, per una serie di ragioni il mio boss ha deciso all'ultimo che forse non era il caso che io ci andassi. Questa cosa non mi ha lasciato molto felice, ecco, diciamo, perché sono... Lasciamo stare. Poi nel caso me ne parliamo un po' meglio in altre occasioni. Comunque sì, continuerò con la ricerca. Non è che non entrerò mai più in laboratorio, ci entrerò spesso. Però non ho intenzione di firmare contratti per cui io debba stare fisso in dei laboratori o seguire un solo progetto. Ne voglio seguire tanti. Voglio poter continuare a fare le cose belle che faccio, anche perché mi sento tanto felice di tutte le altre cose che sto facendo e ho questo problema fisico per cui non so scegliere, quindi preferisco fare tutto. Comunque in tutto ciò, tutte le cose che ho fatto da agosto, cos'è? Ho fatto spettacoli principalmente, eventi di divulgazione, ho preso parte al CICAP Fest, quindi una cosa che mi ha onorato, ho partecipato a questi eventi del FLAG nel nord della Sardegna per proprio... divulgare il loro operato per ripulire gli oceani dalle plastiche, eccetera, eccetera. Fare un video dedicato perché voglio raccontare cosa ho scoperto e cosa stanno facendo, perché è una cosa molto importante. Voglio continuare a collaborare con loro perché la cosa mi ha molto, molto affascinato. Allora, facciamoci una scaletta. Questo video poi è per quello. Ah, già, se me lo fossi dimenticato, stiamo anche andando in Costa Rica. Ecco, stiamo andando in Costa Rica. Ho organizzato un viaggio di gruppo in Costa Rica per quasi 2 settimane, per 11 giorni con gli iscritti. Al momento siamo circa in 9 o in 10 a partecipare,
bomba. Quindi 10 di noi stanno andando in Costa Rica e andiamo a picchiare i bradipi. Il piano è pazzesco, l'ho fatto io. Ci spostiamo ogni giorno, a volte anche due volte al giorno. Passiamo nella foresta pluviale, passiamo sui ponti pericolanti. Molti di noi non torneranno a casa, questo probabilmente io. È una figata. In realtà, se qualcuno vuole unirsi, ci sono ancora dei posti, quindi vi lascio comunque i link e i dettagli in descrizione. Però noi stiamo a posto. Se voi non volete venire, non fa niente. Se volete venire, non può che farmi piacere. Ci divertiamo, io lo so. Poi riprendo tutto quanto, devo fare un tiro di bordo. E andiamo alla riserva dei bradipi e ho intenzione di dargli gli schiaffi. Quindi immaginate quante belle emozioni. Probabilmente poi mi dovrò lavare le mani molte volte, perché come sapete, ormai sono stati divulgati, non sono degli animali molto carini. Comunque sì, sto preparando tutto il resto e sono un pochino stressato. Quindi ragazzi, allora, per il canale principale i video continuerò a farli, ne faccio tanti, ve lo prometto. Tanti non significa subito, però significa che non smetterò mai di farli, però ho bisogno di tempo perché io i video li devo studiare e, come vi ho detto, ci metto solo un mese a scriverlo un video, perché da tutte le cose che faccio è lo studiare il video nel dettaglio senza evitare di dire cazzate e chiedere consulenza se ci sono delle cose che non mi risultano, eccetera eccetera. Ci metto tanto tempo. Poi ovviamente devi costruire la storia, non è che puoi soltanto prendere i dati e buttarli là. Lo storytelling è importantissimo. Tra l'altro, sapete quanto è stato complicato tenersi in quei 33 minuti, penso che siano, dell'ultimo video di Scienza Brutta? Avrei potuto parlare per 50 minuti perché ho dovuto ho dovuto ignorare un sacco di altre cimici bruttissime di cui vorrò parlarvi però su questo canale. A proposito di questo canale si trasformerà progressivamente sempre di più in un canale divulgativo pienamente. Cioè, io non ho ripreso tutti i viaggi che ho fatto al momento come facevo prima, perché prima avevo il tempo di montarli. Non so se cambierà qualcosa in futuro, ma io sto preferendo molto di più studiare delle cose che mi piacerebbe raccontarmi o ristudiare delle cose che mi piacerebbe riscoprire perché le ho dimenticate, ad esempio, è così che funziona lo studio, per potervele raccontare perché le reputo incredibilmente interessante, compreso, senza considerare il fatto che io amo follemente in primis scrivere questi video perché scopro io cose nuove. Quindi l'obiettivo è quello di trasformare questo canale in un canale di piena divulgazione, però prima di fare ciò devo comunque finire, sviscerare i video che mi sono rimasti in ballo. Quindi mi sono rimasti in ballo due video di Edimburgo che usciranno dopo di questo. Quindi tu dici, il video di la seconda parte di un video che ho pubblicato un mese e mezzo fa esce adesso? Sì, perché sono un coglione sostanzialmente. Poi uscirà il video del mio intervento al Friday for Future. Ora ho pubblicato quell'intervento in cui abbiamo partecipato tutti quanti alla tavola rotonda, si sente malissimo, lo so, però ragazzi, eravamo in tanti, in posti lontani sul tavolo, non potevo mettere un microfono, non c'era un mixer in cui registrare in diretta, e quindi ho preferito registrarlo col telefono. Si sente male, però ci tenevo a pubblicarlo, ci ho provato, tra l'altro è andato fuori sincro, vabbè, lasciamo stare. Però ci sarà l'altro intervento che pubblicherò, quello è quello specifico, si sente tutto bene, lo prometto. Ho fatto un'intervista a Massimo Polidoro al CICAP. Tra l'altro avevo preparato uno spettacolo tempo fa su Leonardo da Vinci perché ricorre i 500 anni della sua morte. Questo spettacolino che avevo fatto per un evento ad Empoli su Leonardo da Vinci, non vedevo l'ora di registrarlo e di metterlo su questo canale, non ho mai avuto il tempo, quindi spero di poterlo fare prossimamente. Forse se riesce bene lo metto proprio sul primo canale, ora vediamo come esce alla fine il video. E altre cose, ad esempio ho fatto al CICAP anche un intervento sulla storia del terapiattismo. Mi piacerebbe moltissimo raccontarvi anche questo. Volevo riprenderlo là, volevo riprendere in un'altra occasione in cui ho parlato più o meno degli stessi episodi, degli stessi eventi. Purtroppo non c'era il modo per registrarlo bene, dato che mi trovo, quindi aggiungo ultime due riflessioni riguardo al terapiattismo. Io avrei dovuto parlare del terapiattismo quando il mio video ha fatto il boom, perché quel video ha fatto il boom, al momento ho superato 1 milione di visualizzazioni. A me non che freghi molto, altrimenti avrei continuato a fare quelle cose. Il problema è che io non volevo continuare su quella riga, uno perché non volevo diventare il tizio del terapiattismo, no, e due perché io non voglio alimentare quella impressione che bisogni prendere per il culo quelle persone, che il modo migliore per comportarsi,
per comportarsi proprio nei confronti del complottista medio è quello di coglionarlo. Non è quella l'idea. Speravo che fosse chiaro, fosse stato recepito proprio per via di quella clip finale che ho messo alla fine del video, di quel ragionamento finale che ho messo alla fine del video. Ho visto che non tutti l'hanno recepito, ho il terrore che ai prossimi eventi dei terapiattisti qualcuno di assai meno garbato e umano di me si presenti là e inizi semplicemente a fare casini. E il problema è che faranno più danni che non il resto. Quindi io ci tenevo a far calmare le acque e poi farò questo video a parte, probabilmente qua, in cui vi racconto la storia del terapiattismo, o lo faccio sul primo canale, dipende da come viene, ve l'ho detto. E ci tengo moltissimo a farlo uscire, così da mettere le mani in avanti e farvi, insomma, darvi qualcosa di concreto su cui appoggiarvi e su cui insomma, più che ridere, ragionarci, ecco, perché poi alla fine io utilizzo la risata, però lo sapete, mi piacerebbe sempre che la gente un po' mediti. Vabbè, in realtà non so che cosa sto dicendo più, perché come potete vedere questo video è assolutamente improvvisato. Ci tenevo però a farvi un recap della situazione, perché comunque ringraziamo ancora NordVPN, perché mi permetterà in futuro di investire soldi in questo progetto, visto che io ne sto investendo tanti su questo progetto, perché ci tengo che venga bene. Grazie a loro io potrò investire, grazie a voi soprattutto che avete apprezzato. Vi ricordo che il VPN l'ho scelto come sponsor insieme ad altre cose perché sembra una cosa figa e onestamente la sto usando anche io. Per chi fa ricerca, ad esempio, il VPN non è una cosa tanto malvagia, perché noi abbiamo problemi a reperire materiale, ecco. Diciamo così, abbiamo problemi a reperire le informazioni molto spesso perché sono un pochino chiuse in determinati pacchetti, in zone del mondo che non sono accessibili, e quindi grazie al VPN noi possiamo accedere a queste informazioni, possiamo studiare cosa... Non è una ricerca industriale, per i non addetti ai lavori. Semplicemente ci sono degli articoli che sono difficili da reperire in Italia o che sono vincolati da un vincolo proprio regionale, diciamo così, e lo puoi superare proprio grazie al VPN, perché maschera l'IP e ti permette di fingere di trovarti in un'altra posizione. Tra l'altro è una cosa che viene molto utilizzata, vi ho detto, per Netflix o altre piattaforme, quindi vi permette sostanzialmente di utilizzare il computer fingendo che il computer si trovi in altre regioni del mondo, che è una cosa molto utile per un sacco di cose. Cioè, ci tengo a precisare che se dovevo scegliere uno sponsor, ci tenevo che fosse uno sponsor decente, come ho sempre fatto. Cioè, se sponsorizzo delle magliette, perché quelle magliette, uno, sono di materiale buono, due, sono fatte bene, e tre, sono magliette, cioè non è che state uscendo nessuno. Non vi chiedo di fare un gioco d'azzardo, perché sarebbe una cosa assolutamente amorale, ecco, rimaniamo così, ogni riferimento è puramente casuale. Però quando escono delle cose carine, cose che in realtà utilizzo anch'io e che mi sono anche utili, insomma, se mi possono anche aiutare a portare avanti questo progetto, perché ragazzi, questo comunque ora non è il mio lavoro, capiamoci, però ci sono delle spese da affrontare. Questo canale no, perché come potete vedere pubblico video a cazzo di cane, questo video ha un investimento zero, però i video del primo canale io voglio investirci soldi, voglio che se mi viene in mente di comprare una giraffa e farci un giro per Taranto e poi... No, non me lo dovrebbero far fare, anche se sarebbe bello. Secondo voi, se io affittassi un elicottero e ci attaccassi una giraffa, che sponsor dovrei chiedere per fare una cosa del genere? Perché la Big Pharma mi ha già sponsorizzato e non danno così tanti soldi come dicono. La NASA mi ha sponsorizzato per dire che la Terra è piatta e non danno così tanti soldi come dicono, quindi non funziona tanto bene. NordVPN è un VPN, non ha i fondi della NASA e della cosa. Chi dovrei chiedere? Forse al Papa? Barba Scura, nuova icona di pace e amore. Family friendly.